Buongiorno, oggi il buongiorno dal bagno. Sono qui in bagno perché mi devo lavare le mani, perché ho appena finito di registrare un video su questo make-up che mi vedete adesso. Non so se si sentirà perché c'è l'acqua che va. Siete all'interno dell'armadietto del bagno, quindi magari ci sarà l'eco o l'audio strano. Però in ogni caso, stavo scendendo per andare a pranzare, però appunto mi sono fermata per lavarmi le mani perché sono piene di fondotinta, correttori, illuminanti, di tutto. Ma adesso è ora di mangiare. Tra l'altro penso che sia... Chi è che è entrato in camera mia qui? Ma... Kylie! Già hai combinato un casino ieri, dopo vi faccio vedere cosa ha combinato Kylie. Questa volta è stata Kylie. Adesso chiudo pure questa porta, ci sarà il buio. Aspettate che accendo la luce, ok? Ragazze, scendiamo per favore. Cioè, siamo qua così. Ok, comunque... No. Lasciate stare Juno, che è ancora post sterilizzazione, anche se si sta riprendendo molto bene, molto attiva devo dire. Dai ragazze, andiamo. Dicevo che sto scendendo appunto a mangiare, a pranzare, e sono le... è 1:30. Di solito mangio anche molto prima, però pensavo che fosse più tardi, tipo le 2 passate, e in realtà no. Quindi adesso pranzerò. Oggi è una giornata bellissima ragazzi, finalmente. Oggi c'è il sole, ci sono poche nuvole. Non so però se faccia... Ragazze, non potete litigare perché Juno si sta ancora riprendendo. Sto tenendo Juno mentre parlo. Comunque, non so ancora... No, sono uscita in realtà stamattina, un attimo. Però non ho capito se sarà una giornata un po' più calda oppure come le altre. Però l'importante è che c'è la luce del sole che mi dà sempre un sacco di carica. Sto tenendo Juno. Adesso le faccio calmare un attimo perché litigano sempre. Non vi ho neanche ripreso il pranzo, sto già risalendo su. Per pranzo ho mangiato un po' di patate con un uovo e un po' di tonno in scatola, che adoro. Siamo tornate al buio. Ecco la luce della camera. Giuro, non venire perché c'è un casino e dopo tu mi prendi le cose. Sono salita perché mi devo mettere dei pantaloni visto che sono in pigiama. Cioè no, questa non è del pigiama. È una maglia che ho preso da H&M, scusate. Ho il fiatone perché vado sempre di fretta. Solo facendo le scale mi succede, vabbè. Comunque mi metto dei pantaloni decenti perché ho sotto quelli del pigiama, visto che ho fatto semplicemente un video stamattina, quindi sono rimasta a casa e nei video non c'è bisogno di mettersi anche i pantaloni perché non si vedono. Quindi mi metterò dei jeans che devo uscire. Oggi sto facendo veramente, oddio si è visto il disordine. Oggi sto facendo veramente un sacco di cose, sono straimpegnata sia per quanto riguarda YouTube, i video e tutte le cose da programmare, sia altre cose riguardanti una cosa che ancora non vi ho detto, che presto vi dirò, che riguarda più la mia vita personale. Quindi sono dovuta stare dietro un po' a delle mail, a dei documenti da firmare, da fare, da preparare. Presto vi dirò tutto. Adesso esco. Mi faccio ridere con in mano i pantaloni. Comunque adesso mi cambio e esco. Forse non è molto abbinata, però ho messo questa giacca che era già fuori perché ieri l'ho usata. Infatti ho fatto delle storie dove ve la mostravo. Aspettate che appoggio tutto. Però in effetti guardandomi non sta per niente bene. Non è per niente abbinata perché sotto sono tipo effetto militare e sopra c'è questa giacca che all'interno è in tartan. Ok, fail completo dell'outfit di oggi. Però appunto, come vi dicevo, lasciate stare Juno dietro che fa casino. Sto cercando di parlare, ma c'è Juno che combina casino sul divano. Dicevo che ieri ve l'ho fatta vedere sulle storie perché era da un sacco di tempo che non la mettevo. Juno? Dicevo che questa giacca non la mettevo da un sacco di tempo. L'avevo presa tipo 3 anni fa e per chi è fan di One Direction sicuramente l'avrà riconosciuta, perché questa questa giacca ce l'aveva Louis in un photoshoot per l'album 4. Basta Juno, basta. Ormai si è resa conto di avere la tutina e quindi non ce la fa più già. Solo che mancano ancora un po' di giorni prima di toglierla. Dove ho lasciato la borsa? Qui. Adesso portiamo giù Juno da mia sorella, così la cura un po'. Aspettate, vi devo appoggiare ovunque. Ok. Comunque questa giacca qua l'avevo presa perché mi era piaciuta tantissimo su Louis. Però era un po' che non la mettevo. L'avevo messa, mi ricordo, ai concerti dei One Direction a Londra nel 2015. Sta passando un sacco di tempo. Ormai i One Direction non sono più insieme, si sono sciolti, amore. Anche se in teoria dovrebbero prima o poi tornare insieme, chissà se mai succederà. Comunque Juno, andiamo? Dai, vieni giù. Vieni.
Oh, meno male mi segue, meno male. Sono già uscita e rientrata e ora mi sono cambiata outfit. Mi sono vestita con dei colori più chiari, un po' più primaverili. Sotto questa maglia di... credo... non lo so, Bershka forse. L'ho presa un sacco di tempo fa, forse a Londra addirittura. E poi anche questo è di Bershka, oh mio Dio. Questo qui è un tipo una giacchetta con questo pelo. Però in realtà col pelo sembra pesante, però in realtà non è tanto pesante. Lì c'è Glorinda con la sua giacca bellissima. Oddio, no, amo, paura. Ho paura, cos'è? Cavallette enormissime, una grossa fischiaccicata. Che schifo le cavallette. Noi qui abbiamo le locuste, altro che cavallette. Locusta. Comunque da lontano, perché non so se si vuole far vedere, ma in realtà si è truccata, quindi dovrebbe farsi vedere. Ok, non si vuole far vedere. Comunque Glorinda ha sulla giacca, che avete visto barra vedrete in una mia foto su Instagram, perché è così bella che le ho chiesto di prestarmela per uno scatto. È vero, era di suo nonno, quindi non è di una marca, diciamo, di un negozio che potete trovare. Cioè intanto noi siamo qui davanti alla macchina perché non apre, perché l'orecchino si è incastrato. Ok, ed è questa giacca bellissima che vorrei un sacco anche io. No, la faccio vedere ora senza far vedere la faccia. È tipo di vellutino. Poi sembra tipo arancione con questa luce, però in realtà è marroncino beigeino. Color renna, dice lei. Spero che non sia una renna verde. No, guarda, lo spero anch'io. Adesso stiamo andando a fare merenda e siccome oggi sembra quasi primavera, anche se fa un po' freddino, mangeremo probabilmente il gelato. Mi stavo dimenticando di farvi vedere cosa abbiamo preso. Non so se si sente, vi faccio vedere. Abbiamo preso queste due coppe. Io, gelato allo yogurt, panna montata e frutti di bosco. Mentre Glorinda ha preso la stessa, cioè simile, solo che invece lei ha solo le fragole. Anzi, qui c'è però un mirtillo, vabbè, c'è un mirtillo così. E il suo gelato non è lo yogurt ma il biscottino. Sì, lo so che ho detto che a marzo mangiavo bene, sano, però ogni tanto una merenda, una colazione bisogna anche concedersela, un po' più sfiziosa, diciamo. Comunque c'è ancora una luce bellissima. Lo dirò praticamente in tutti i vlog finché non cambierà l'ora, perché io adoro la luce del sole. Tra l'altro da qui sembra che sia il tramonto, però è ancora proprio in cielo ben visibile. Mi sento benissimo, mi sembra estate, cioè non per la temperatura perché caldo non fa, però sono troppo felice perché mi sembra una di quelle serate estive dove tipo sono già le 9:30, ma c'è, sono le 6 in realtà, lo so, sono le 6, però sembra quelle serate estive quando sono le 9:30 e c'è ancora il sole, però fa più fresco rispetto alla giornata. Però siamo ancora all'inizio della primavera. Anzi, le temperature non sono ancora cambiate. Però già che non piove e non nevica, perché fino alla settimana fa qui durante la notte aveva anche nevicato, già è una buona cosa. Prima, mentre stavamo uscendo dalla pasticceria, in sottofondo c'era Sweet Creature di Harry Styles. Così. Ho guardato dritta e stavo andando a sbattere. Vedete che luce bella c'è? Anzi, adesso già sta diventando un po' tramonto. È un po' più aranciata, rosata. Che bello! Bellissimo. Ok, Glorinda se n'è andata. Per chi non lo sapesse, Glorinda è Gloria, ma noi la soprannominiamo Glorinda. E nel mentre mi sono anche fatta una piccola codina, anche se non si vede perché ho la testa tagliata, perché come sempre non ho un cavalletto per la macchina fotografica, quindi in realtà dovrei stare così, ma sto così per entrare nell'inquadratura. Oggi, che è il 23 marzo, è la giornata internazionale dei cuccioli. Quindi oggi su Instagram vi ho chiesto di mandarmi in DM le foto dei vostri cuccioli, dei vostri animali, anche se ormai magari non sono più cuccioli. Intanto guardo Juno, che la devo tenere sotto controllo. E quindi mi sto divertendo tantissimo a guardare tutte le foto che mi state mandando. Veramente tantissimi di voi hanno un cucciolo, che sia di cane, che sia di gatto, che sia... Tanti mi hanno inviato anche i loro coniglietti. E infatti alcuni li ho anche condivisi sulle mie storie. Vedete? Sono bellissimi, guardate questo! Piccolino, bellissimi. C'era anche un dalmata, un gattino. E poi la Gloria mi ha detto: metti anche le mie cuccioline. Quindi ho messo Lilly e Gina, che sono le sue due cagnoline, che ormai non sono più cucciole. E poi c'è anche quello della Leti, che invece è Kobe. Ve lo faccio vedere. Che invece è un Jack Russell. Eccolo qua, guardate che carino. Oh,
Vabbè, io adoro gli animali, lo sapete. Comunque, vi devo parlare di una cosina e infatti vi ho appoggiati proprio per questo motivo, sperando che mentre ne parlo non arrivi qualcuno in casa perché interromperà la mia profonda discussione, conversazione che devo avere con voi. In pratica, ultimamente, come avete visto, ho ricominciato a postare molti video, molte foto, molti vlog, molti contenuti. Questo perché mi sento davvero carica, davvero motivata e sono molto felice di essere tornata al 100% come un po' di tempo fa, quando postavo davvero tantissimi video. Infatti il mese di marzo, praticamente fine aprile, fine febbraio, inizio marzo, è stato praticamente il mio grande ritorno. Una cosa spiacevole però è successa, ovvero purtroppo YouTube ha da un po' di tempo, anzi da più di un anno, un problema che si verifica casualmente a canali a caso in tutto il mondo. Questa cosa a me non era mai successa, infatti mi ritenevo molto fortunata perché vedevo tanti YouTuber che seguo, sia italiani che internazionali, lamentarsi di questa cosa, e io mi consideravo molto fortunata perché non avevo mai avuto problemi del genere. Proprio in questo periodo, quando sono tornata super attiva, è successo anche a me, e quindi sono qui per parlarvene perché sta condizionando molto il mio ultimo periodo qui su YouTube. Praticamente YouTube stesso ha ammesso di avere questo problema, quindi non sono congetture, non sono delle teorie, ma è la realtà, perché l'ha ammesso anche YouTube internazionale, YouTube UK o YouTube USA su Twitter. Praticamente YouTube ha questo problema che da più di un anno, per le varie cose che loro hanno cambiato a livello di codice, a livello del loro sistema, praticamente casualmente i video dei canali non vengono inseriti all'interno dei box, delle home delle persone iscritte a quel canale. Quindi per esempio un mio video potrebbe andare sulla vostra home di YouTube, come potrebbe non andarci. Questo non dipende da chissà quale fattore, ma dipende solo e soltanto da YouTube, che con questo problema non mette tutti i video caricati sulle home delle persone iscritte. E questo è un problema enorme, cioè pensateci solo che ovviamente tutte le persone che mi seguono, se non guardano su Instagram, non guardano su Twitter o per sbaglio si perdono quel giorno il video, loro aprendo l'app di YouTube, il sito di YouTube dal computer, non troveranno mai quel video se non andando a cercare il mio canale e guardando sui miei ultimi video caricati. Però chi è che va a cercarsi ogni giorno il canale delle persone? È molto più facile aprire la home e vedersi lì pronti tutti i video caricati nell'ultima giornata. Anzi, ultimamente, seguendo sempre i miei YouTuber preferiti, sta succedendo anche che andando sul canale della persona non si trova il video nemmeno sul canale della persona. Quindi veramente una cosa bruttissima, un problema enorme, gravissimo. E io parlo di questo perché ovviamente questo mi demotiva molto nel caricare i video, e non sto parlando di visualizzazioni, di mi piace, di commenti che sono triste, che oh mio Dio ho poche visualizzazioni ai video. Assolutamente no, perché un conto è, io so di fare video in cui non ci metto il cuore, so di postare dei video solo per riempire il canale, dei video che magari faccio montare a qualcun altro che non ho pensato nemmeno io, dei video così a caso, non tengo più al mio canale YouTube, e quindi ovvio mi devo poi aspettare che le persone se ne accorgono e decidono di non guardare i miei video. Ma qui non si tratta di persone che non vogliono vedere più i miei video perché non piacciono più e quindi si sono disiscritte o non li guardano. Qui dipende dal fatto che è YouTube stesso che non fa il suo lavoro. Quindi a me fa molto incavolare proprio per questo motivo, perché non dipende da me, non dipende da voi, ma dipende da YouTube stesso, che appunto dovrebbe garantire che i video vadano nella home, sia da iscritta io vorrei vedere i video nella home, sia da YouTuber io vorrei che i miei video andassero nella home degli altri. Anche perché lo sapete benissimo che ormai YouTube e in generale i social sono diventati un lavoro per tante persone. Però qui non sto parlando a livello lavorativo, perché ovviamente facendo video e postando foto su Instagram e tutto il resto si possono guadagnare dei soldi, può essere proprio un lavoro. E io facendolo comunque da tanti anni, ormai per me i video proprio vlog, i video sui canali YouTube non sono un lavoro, sono veramente una passione. Perché
il lavoro deriva da tutte le opportunità che arrivano grazie magari alla visibilità che si ha grazie ai propri canali, però quei lavori sono le collaborazioni, sono le pubblicità, le sponsorizzazioni che appunto a volte posto, a volte accetto e faccio, però allo stesso tempo ovviamente io continuo a postare anche video e vlog dove non ci sono pubblicità, dove non ci sono sponsorizzazioni, ma semplicemente ci sono io che vi parlo della mia giornata o della cosa di cui vi voglio parlare quel giorno, per esempio il video di oggi, il vlog di oggi, come gli altri vlog su questo canale. Quindi appunto non sto parlando a livello lavorativo, ma sono demotivata a livello proprio personale, perché per me i miei canali YouTube sono proprio la mia vita, cioè sono i miei ricordi, sono me al 100%, quindi è brutto vedere che io ci metto tutto il cuore, cerco di registrare un sacco di video, di farli tutti il meglio possibile, di mostrare a me stessa, di condividere tanto di me, e poi solo a causa di YouTube questi video non vengono visti, cioè vengono persi nell'internet, cioè praticamente li guardano pochissime persone, ma non perché non piacciono, non perché chissà quale motivo, ma perché YouTube non funziona bene. Quindi in questo periodo sono davvero tanto demotivata da questo punto di vista, anche perché io sono legata a YouTube tantissimo. Io, come sapete, ho fatto anche progetti al di fuori di YouTube, ho ricevuto delle opportunità molto belle che mi sono arrivate grazie a voi, grazie al vostro supporto. E io credo profondamente nel fatto che YouTube sia da dove è partito tutto e YouTube non lo potrò mai lasciare. Ci sono persone, ci sono YouTuber che hanno deciso, una volta raggiunto il loro sogno, di lasciare YouTube, che è stato solo un trampolino di lancio. Anche dei miei YouTuber preferiti che seguo, che purtroppo mi hanno un pochino delusa da quel punto di vista, perché secondo me se tu parti da YouTube e poi hai quelle bellissime opportunità di lavoro, secondo me dovresti tenere nel cuore da dove sei partito, e ovviamente ognuno ha ragione in modo diverso. Infatti, come ho detto, alcuni sono i miei YouTuber preferiti, che adesso non sono più YouTuber, però continuo a seguire magari nel lavoro che fanno ora. Però io personalmente ragiono in questo modo. Per esempio, io ammiro molto Zoella, che nonostante tutto quello che fa, lei continua comunque a ricordarsi dei vlog, a ricordarsi dei video del canale principale. E io stessa, nel mio piccolo, ovviamente, con quello che comunque faccio giorno per giorno, che non è legato solo a YouTube, comunque voglio assolutamente dare tanto tempo della mia vita, tanto tempo delle mie giornate anche ai video. E appunto l'avete visto anche in quest'ultimo periodo, che sono tornata bella carica. Però questo fatto mi lascia davvero molto molto demotivata, sì, la parola è demotivata, perché so che anche tante di voi vogliono vedere i miei video, vogliono vedere i miei vlog, però a volte proprio non escono nella home. E infatti vi ricordo che potete attivare le notifiche del canale, cioè cliccando sulla campanellina di fianco al tasto iscriviti o al tasto iscritto. C'è questa campanellina che, se voi cliccate, riceverete sul telefono la notifica ogni volta che posto un nuovo video, oppure se mi seguite su Twitter o su Instagram, io ogni volta posto diciamo l'avviso che è uscito un nuovo video su YouTube. Io vi dico di fare questi accorgimenti, non l'ho mai chiesto, io non dico alla fine di ogni mio video attivate le notifiche, fate questo, fate quello, perché dovete vivervi YouTube come volete. Però vi voglio avvisare anche di questa cosa, che purtroppo c'è un grande problema, e quindi se volete seguire i miei video, l'unico modo è o seguirmi sui social o appunto attivare le notifiche, che a volte non funzionano nemmeno le notifiche, quindi guardate un po' come siamo messi, lasciamo stare. Detto questo, ho parlato per un quarto d'ora di questa cosa, ma dovevo veramente sfogarmi, perché era un pensiero che mi frullava molto in questi giorni, anzi nell'ultima settimana e mezzo, due, e dovevo per forza dirvelo, perché vi dico tutto alla fine, vi dico tutto, quindi devo condividere anche questo pensiero, che magari non verrà capito da tutti, verrà magari frainteso, ma a me non importa, perché io parlo alle persone che so che mi capiscono e che mi seguono. E niente, basta. Adesso guarderò un pochino di Uomini e Donne, perché oggi mi sembra sabato, ma invece mi sono resa conto che è venerdì. Quindi c'è l'ultima puntata di Uomini e Donne. Sì, guardo anche il Turnover. E poi tra un po' si cena, perché sono già le 7. Cioè, oggi la giornata è passata velocissima, perché ho fatto un sacco di cose. Quindi sono già le 7. Brava Giuno, vieni. Se vi state chiedendo perché ho la giacca in casa, è perché sotto ho una maglia a maniche corte, quindi una t-shirt, quindi uso la giacca come felpa, che tanto non è molto pesante. Se Giuno ci vuoi deliziare della tua presenza? No, non vuoi entrare. Vieni Giuno, vuoi venire? Dai,
Brava. Ok, è entrata. Non so dove appoggiarvi oppure non vi appoggio. Non so se vi piace quando vi appoggio oppure no. Appoggiarvi nel senso su un tavolo, su da qualche parte. C'è una cosa che vi devo dire, che non vi ho ancora detto, che vi ho detto che vi avrei detto. Che gioco di parole. Ovvero il casino, la cosa bruttissima che ha fatto Kylie. Praticamente ho già il fiatone. Vabbè, lo sapete che sono così. Vediamo se vi metto qua. Si vede tutto il casino. Giù non mi raccomando, Non salire sul letto, perché le ho insegnato a non salire sul letto. Le ho creato una piccola cuccia per dormire con me, ma non deve salire sul letto, quindi le ho messo qui questo cuscinone di Ikea e lei lo adora, solo che a volte cerca comunque di salire sul letto perché non è mica scema. Vero amore? Comunque, torniamo a quello che ha combinato Kylie. Praticamente, nell'ultimo vlog, prima di questo, vi ho fatto vedere dove sono andata a Milano, sono andata a degli eventi, tutto molto bello. Ma la cosa più bella, ovviamente, era aver ampliato la mia collezione di Funko Pop. Ieri torno a casa dopo la palestra e questa è Harley Quinn. Allora, uno non ha più pompon, ok? Poi non ha più una mano e non ha più entrambi i piedi. Questa è la condizione di Harley Quinn dopo l'intervento di Kylie. E la cosa ancora più bella è che lei non ha mangiato, cioè anche un cane intelligente non ha mangiato la plastica, perché i pezzettini sono tutti qua. Cioè lei non li ha mangiati, qui c'è un pompon, qui c'è addirittura che si vede la mano, poverina. Guardate che sta salendo sul mio letto, brava Giuno, non salire. Qua è la manina di Harley Quinn, poverina. Vabbè, ci sono tutti i pezzi, quindi per fortuna non si è mangiata la plastica. Però, ovviamente Harley Quinn è da buttare. Grazie Kylie! Io di solito chiudo sempre. C'è Giuno qua pronta per uscire. Vuole scendere. Adesso tra poco la porto fuori perché ovviamente avendo fatto l'operazione non possiamo lasciarla libera nel giardino, andare dove vuole, mica che combina qualcosa, quindi adesso la porto fuori. Solo che odia essere chiusa nelle stanze, lei vuole essere libera, quindi adesso piange un pochino. Comunque sì, dicevo che io di solito chiudo sempre la porta della mia camera quando vado via, perché ovviamente se entrano possono mangiucchiare qualcosa, prendere qualcosa. E non so nemmeno come abbia fatto a raggiungere Harley Quinn, perché è sulla mensola dei Funko Pop. Penso sia caduta, così a caso, e lei da terra l'abbia presa e l'abbia trovata molto appetitosa. Comunque non importa, la perdono, la perdono. Adesso invece voglio mandarvi la buonanotte, perché appunto sono le... Adesso è presto perché sono le 9. Però appunto porto fuori Giuno, che deve smetterla di piangere. E poi mi strucco, vado a dormire. Sto morendo di caldo qui, mi devo togliere la maglia perché sto morendo di caldo. Guardate che carina con gli arcobaleni. Comunque basta che le ho, perché come sempre parli tantissimo. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo vlog. Mua! Ciao!